Sono 6 le regioni rappresentate dalle 18 squadre di Serie D Girone F, ma in questi ultimi 180 minuti saranno il Molise e l'Abruzzo unite fino al 1963, i due territori crocevia di un finale di stagione palpitante. L'Aquila oggi di scena al Gino Cannarsa di Termoli, mentre il Campobasso fa il percorso inverso varcando i confini abruzzesi fino ad arrivare allo stadio Angelini nell'antica Teate. Amici di Rete 8, buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani, alla parte tecnica da Mario Giacchetta, qui per seguire in diretta l'incrocio tra i giallorossi di mister Carnevale e il rossoblu di mister Cappellacci. E allora Burzio può imbastire una nuova azione con la collaborazione di Colarelli, pallone sulla destra, lungo a favore di Scoppa, che riesce a superare l'avversario. Scoppa, il pallone per Burzio! Non riesce a toccare in rete il numero 32 del Termoli. Ottima l'incursione di Scoppa e Burzio che si dispera insieme al suo pubblico. Scoppa, per Barchi contro Bellardinelli, il 30 contro il 2, pallone arretrato, il tiro da parte di Gabrielli che guadagna qualche metro, mette al centro la sfera, Marchegiani non arriva, ci arriva Panegas, ci ha battato il mancino del 10. La traiettoria ad allungare il pallone a favore di Burzio, area di rigore, Burzio, poi il tiro, la parata di Michielin, batti e ribatti, attenzione, mischia clamorosa in area, il calcio sull'esterno della porta, poi il pallone lungo per Mantini, attenzione, esce Lombardo, è un rimpallo, agevola la presa del numero 1 giallo-rosso nel frattempo, ma qui non è ancora finita, il pallone a favore di Marchegiani del Moro, poi il numero 10 Panegas recupera il pallone, Del Pinto, l'acrobazia di Del Pinto, il miracolo di Lombardo, ma che ha fatto Del Pinto? Ha messo giù il pallone col petto, ha tentato l'acrobazia, si prende gli applausi. L'avversario Panegas deve gestire la parabola, la mette giù bene, poi il traversore nel cuore dell'area di rigore, il piattone di Santo che sparacchia via. Era tocco solo per un attimo, ma dare una mano a Marchegiani, ma Termoli che però può colpire con il mancino di Garcia. L'Aquila che ha alzato il baricentro e l'Aquila che si sbilancia un po' per andare. Il mancino di Panegas, il colpo di testa di Del Pinto che si divora un gol clamoroso. Tutti a cercare di far male, tutti a cercare di cambiare la stagione. L'appoggio corto a favore di Panegas, l'arcobaleno di Panegas, Alessandro non arriva. Poi l'appoggio per Di Santo, ma Lombardo è presente. Sfera ci ha battato ancora Sicignano, il colpo di testa, anzi no, di Alessandretti che torna addirittura da Michielin. È finita la partita, l'Aquila pareggia 0-0 a Termoli contro l'omonima formazione giallorossa e con il probabilissimo ormai 2-0 del Campobasso in quel di Chieti, dice addio alla prima posizione andandosi nell'ultimo match a prendersi l'abbraccio dei propri tifosi della piazza aquilana intera per poi prepararsi mentalmente e fisicamente al playoff.